oggi un video estivo ed un video per i più piccoli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato ai più piccini. Infatti vedremo insieme come riciclare dei pastelli a cera. Sapete quelli che a fine anno scolastico hanno sempre un così brutto aspetto? Sono tutti rovinati, alcuni più corti, alcuni più lunghi, con le cartine tutte stracciate esternamente. Quelli che non attirano più i vostri figli. Bene, invece di buttarli e sostituirli, sostituiteli lo stesso. Ma di quelli che dovete buttare ne faremo qualcosa di diverso. E allora, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come rigenerare o riciclare i vostri pastelli a cera. Ed ecco il semplice occorrente per riciclare e rigenerare i nostri pastelli, i nostri colori a cera. E allora, le cose da fare sono molto semplici. Ci serviranno semplicemente una formina che vada in forno e dei colori. Se non avete la formina che vada in forno, per esempio, io ho queste formine a forma di pesciolino, ma queste sono da freezer, come potete vedere, Ombretta, non dovevi metterle in forno, visto? E allora ho pensato di fondere in una ciotolina i colori e poi versarli successivamente nella formina, perché io prima di fare il video ho provato. E allora, cosa fare? Facciamo le due opzioni, quella dentro il forno e quella invece fuori dal forno. Allora, per il pesciolino, naturalmente, sceglierò i toni dell'azzurro. Basterà spezzettare il nostro colore e metterò anche questo verdolino, diciamo così. Dopodiché, invece, per l'altra formina che vorrò fare, e in questo caso farò l'aeroplanino, metterò tutto il blu e anche questo verde petrolio, sì, va? Mettiamolo qua, il verde petrolio, mentre qua mettiamo quest'altro verde. Mentre la macchinina la faccio con i toni del rosso e del viola. Voi, Enzo è piccolino, quindi farò dei multicolor all'interno di un'unica vaschettina, ma se voi volete rigenerare i colori dei vostri figli dando loro un aspetto più carino, potete farlo monocromi, quindi con un solo colore, prendendo tutti i colori che avete e versando quindi il rosso, il giallo, l'arancione, e creare quindi una nuova confezione di colori con delle forme differenti. Adesso mettiamo per 5-10 minuti in forno a 200 gradi, o metto in forno ventilato, finché i colori a cera non saranno totalmente sciolti. A questo punto, uscito dal forno, sarà questa la consistenza del nostro colore e io non farò altro che versarlo nella formina preposta, quella degli accettini, che in questo caso diventerà appunto la formina del nostro colore a cera. E la lascerò qui ad asciugarsi. Adesso ho scolato perché la mia formina purtroppo era deformata e scende verso il basso. Basta, abbiamo finito, dobbiamo semplicemente aspettare che lei si asciughi. Nel frattempo vediamo nel forno i colori nelle formine invece da forno che fine hanno fatto. Ed ecco qui anche macchinina e aeroplanino appena sfornati. I colori al loro interno, all'interno delle formine, sono ancora liquidi. Adesso lasciamo a temperatura ambiente che rassodi il colore e poi vediamo la magia. Naturalmente vi consiglio sempre di non respirare i vapori che vengono a scaturire dai colori quando aprite il forno, per esempio. Non sono tossici, assolutamente no, però perché prendere boccate di roba che non ci piace? E comunque vedrete che non sprigionano e non emanano nessun odoraccio o nessun odore particolare. Andate tranquilli, potete farlo nel forno di casa senza nessun tipo di controindicazione. Ed eccoci adesso con i colori a cera totalmente asciutti. Allora, come prima cosa allarghiamo i margini, vedete? Così. E voilà! Il nostro pesciolino è venuto fuori. E questo scrive. Adesso non le sto calcando per non rovinare la forma prima delle foto. Bene, dopo aver sformato il pesciolino, sformiamo la macchinina. Per l'aeroplanino dobbiamo aspettare ancora un pochino. Speriamo bene. Questi stampi non sono per niente amichevoli. Ed eccola.
non ci credo, si è appiccicata. Bellissima, una super macchinina multicolor. Carinissima, carinissima. E adesso da ultimo estraiamo l'aereo, che non vi nego, mi si è già spaccato due volte in questo punto e l'ho rifatto. Diciamo che questa formina forse non è proprio adatta per i gessetti, nel senso che queste strettoie così strette, scusate il gioco di parole, tendono a far rompere l'oggettino. Ma proviamo. Ho messo un gessetto, ho messo un pastello in più, l'ho reso un po' più spesso in maniera tale da cercare di creare uno strato abbastanza forte da reggere l'espulsione dallo stampo. E vediamo se ce la fa stavolta e non mi si rompe per la terza volta. Ed eccolo, anche l'aereo è bello e pronto per spiccare voli fantastici nella fantasia dei vostri bambini. E allora, rigenerate i vostri gessetti consumati durante l'anno e riproponeteli ai vostri figli in forme differenti. Anche lui, come vedete, scrive. E allora, perdono un po' in scrivenza rispetto a quando sono originali, ma piuttosto che buttarli senza che i bimbi ci possano giocare, io credo che sia una valida alternativa di riciclo. Un po' perché potete farci anche delle calamite, dei giocattoli, mettendo la calamita qua dietro, o semplicemente dei giocattolini con cui far giocare i bambini. Questo è un modo semplicissimo per rigenerare, per dare nuova vita ai nostri colori a cera ormai spezzettati. È un'idea carina anche per le maestre, che potrebbero fare dei regalini di fine anno con i pastelli, con i colori che hanno usato i bambini durante tutto l'anno. Spero che questa idea vi piaccia, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto che sono venuti carini con queste nuove forme, tutti colorati, tutti mescolati tra i colori, insomma, un oggettino allegro di cui potrete fare quello che vorrete, trasformarlo in piccole calamite, piuttosto che continuare a colorarci come avete sempre fatto. È un'idea anche graziosissima per le maestre come cadeau di fine anno. Le maestre accumuleranno quintali di questi pastelli a cera che non piacciono più ai bimbi, e pastelli che non piacciono più ai bimbi significa che i bimbi li scarteranno, non li useranno o si allontaneranno dal disegno qualora glieli proporreste. Quindi state attenti, i materiali da disegno per i bimbi devono essere sempre ben tenuti ed appetibili, devono fare gola a quelle manine sante. Tutto il resto ricicliamolo, e questo è un modo molto molto carino. Vi rubo solo ancora un attimo per dirvi grazie, grazie di tutti gli auguri di buon compleanno che mi avete fatto. Grazie, mi sono arrivati tutti! Oggi sto girando il video proprio nel giorno, la sera del mio compleanno, perché mi sono accorta di non avere questa intro, di non avere il finale proprio per il video. E allora approfitto così live per dirvi grazie, siete stati con me per tutto il mio compleanno. È stato un compleanno bellissimo in compagnia della mia famiglia ed in vostra compagnia, quindi grazie ad ognuno di voi. Rimanete ancora con me perché subito dopo questo video partirà il sorteggio dei due premi che sono ancora in aereo nel mondo di Arte per Te, cioè il barattolo portapennelli fatto da me e le due penne roller gel della Pentel. Quindi adesso noi ci salutiamo e dopo comincerà l'altro pezzettino di video in cui decreteremo i due vincitori. E ora che dirvi, vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa, sull'altro mio canale Ombretta, trovate il link qua sotto nel box informazioni, vi aspetto sempre sulla pagina Facebook, iscrivetevi al canale Arte per Te per non perdere neanche un nuovo video, e a voi tutti un grande bacio! Ciao a tutti, alla prossima! Buon pomeriggio ed eccoci giunti all'estrazione del portapennelli, quello fatto con i fiori, con i dischetti struccanti e fatto interamente da me. Vediamo chi sarà il vincitore. Subito dopo questo giveaway metterò in palio anche le penne della Pentel, quelle che scrivevano sulla stoffa. Quindi copio l'URL del video, lo incollo su suadeo.ch. Un vincitore, vediamo chi riceverà questo portapennelli. Vediamo, il vincitore comparirà qui. Ed è una vita colorata di Angela. Angela, Angeletta, hai vinto tu! Che bello! Mi piace quando vincono le persone che conosco, nel senso, mi piace quando vincete
chiunque di voi, però il sapere il viso di coloro a cui andranno le cose per me ha un prezzo veramente veramente speciale, ha un qualcosa in più. Per questo dobbiamo conoscerci, per questo dovete venire agli incontri, quel che faccio ogni anno. E allora Angela, questo portapennelli è tuo. Adesso, mentre siamo insieme, io vado sul video della Pentel, così voi vedete proprio come funziona. Io passo dal mio canale, tac, vado su gestione video, tac, apro il video di come disegnare sulla stoffa, lo stoppo subito, eccomi qua col mio faccione, dopodiché copio l'URL anche di questo video, copio, prendo sempre su Adeo, sostituisco l'URL vecchio del vecchio video a quello del nuovo, quindi incollo, ok, un vincitore, e vediamo chi vince il set di penne roller gel della Pentel per scrivere sulla stoffa. Pronto? Clicchiamo e vediamo chi sarà. Silvia Gaetano, Silvia Gaetano, le penne della Pentel sono tue. Mandatemi l'indirizzo, ragazzi, sia Angela per il portapennelli che Silvia per le penne, e io sarò felicissima di mandarvi i vostri regali. Silvia, noi non ci conosciamo, mi pare, di persona, ma sono altrettanto felice di inviarti le penne e spero di conoscerti al prossimo incontro di Arte per te. Per tutti gli altri, non disperate, nuovi giveaway bellissimi arriveranno prestissimo sul canale, e sempre ho il pensiero a voi, quindi anche quando le ditte non manderanno nulla per voi, io vi comprerò sempre qualcosina e ve la regalerò. Ma per adesso veramente sono piena di roba che devo provare, e subito dopo la prova voi sapete che le cose vanno tutte a voi. Quindi grazie per aver partecipato a questo giveaway, brave ragazze per averli vinti, sia Angela che Silvia, e in bocca al lupo a tutti gli altri per i prossimi giveaway di Arte per te. Un bacio a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!